Migliorare il trasporto intermodale dei paesi affacciati sulle due sponde dell'Adriatico e allo stesso tempo valorizzare il territorio dal punto di vista turistico. Questo è l'obiettivo di un progetto che vede come capofila Conerobus. L'obiettivo era quello di studiare come migliorare il modello di trasporto intermodale dei paesi affacciati sulle due sponde dell'Adriatico e allo stesso tempo valorizzare il territorio dal punto di vista turistico. Nasce così il progetto Intermodal, partito nel 2012 e che vede come capofila Conerobus. Lungo l'elenco degli enti e delle istituzioni operanti nei settori del trasporto e del turismo che hanno partecipato, tra i partner internazionali, il Comune di Valona in rappresentanza dell'Albania e la Contea di Spalato-Dalmazia, il comune di Sebenico, l'Agenzia per lo sviluppo regionale Dunea in rappresentanza della Croazia. Il progetto culminerà nelle giornate del 30 e 31 marzo, quando si svolgeranno i meeting finali ad Ancona e Iesi, presenti tutti i partner internazionali coinvolti. Non a caso il punto di quanto fatto fino ad ora è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa itinerante a bordo di un autobus. Nel progetto di Intermodal uno degli elementi fondamentali è la comunicazione, perché dobbiamo arrivare anche ai nostri utenti, dobbiamo arrivare anche alla cittadinanza, per cui il modo migliore era proprio di arrivare in mezzo alla città e comunicare quelli che sono i risultati di questi lavori, perché il 30 e 31 ci saranno i tavoli tecnici, ci saranno le firme dei documenti ufficiali di conclusione, però gli utenti, i cittadini si devono vedere il risultato. Per cui vedere nuove modalità di trasporto tramite anche opere d'arte. E per quanto riguarda le opere di street art, gli artisti sono già al lavoro in piazza Ugo Bassi e lungo via Giordano Bruno, colori e forme ispirate, e non poteva essere diversamente, all'intermodalità. Io lavoro molto sui colori, quindi cercare di fare una cosa molto gioiosa. E diciamo che comunque saranno, a parte questi visi giganti che cercherò di fare di razze diverse, cioè di solito uso sempre fondi bianchi nei visi, invece in questa zona mi piacerebbe fare tutte queste sfumature di come è abitata la zona, e poi dei personaggi molto stilizzati però con i pattini che ballano, che saltano, con gli skateboard, insomma così.